Venezia, la città più magica del mondo. È qui che gioca la stella dei nostri awards, Stefano Tonut. A Venezia tutto è fantastico. Qui che stiamo passando proprio nel canale mi viene in mente Walter De Raffaele che si è lanciato post scudetto nella parata in acqua con qualche rimprovero del sindaco Luigi. Ovviamente non si poteva e non si può tuttora. Sono qui da 6 anni e ci sono state veramente tappe importantissime ogni anno, ogni mese. Aver vinto questi 2 premi è qualcosa di emozionantissimo, incredibile. Credo che renda orgogliosi me, la mia famiglia sicuramente, il mio allenatore Walter De Raffaele, una delle persone più importanti per me, ma anche tanto la società. È un risultato per tutti. Ma entrare qui dentro è sempre qualcosa di fantastico. È la scuola grande della misericordia. Pensare che qui dentro giocavano pallacanestro e con il pubblico fa venire la pelle d'oca. Il nostro fondatore Costantino Reyer ha avuto la brillante, geniale idea, presa spunto dall'America, di portare la pallacanestro dall'esterno all'interno e tutto ciò veniva qua dentro. A 27 anni Stefano Tonut ha consacrato una stagione memorabile, aggiudicandosi 2 awards, miglior italiano ed MVP assoluto della Serie A. Un costante miglioramento sia tecnico che mentale. Credo che la mia principale dote sia l'atletismo e l'esplosività. Uno dei miei punti di forza è sicuramente il passaggio dietro la schiena con caduta e scivolata. Dietro la schiena Tonut, la tripla! A parte gli scherzi, uno dei miei punti di forza credo sia il primo passo, che poi mi permette magari di prendere un vantaggio sul mio avversario e cercare di fare un palleggio al tiro o andare a ferro. L'aspetto che posso dire dopo 6 anni di aver migliorato di più credo sia la costanza e il rendimento. Credo che abbia avuto una costanza durante la stagione pazzesca. Credo che la sua crescita sia stata continua nel tempo dal punto di vista tecnico-fisico. Quello che ho migliorato di più in questi anni è la valutazione, il plus minus, e su qualcosa di tecnico il tiro da 3. Adesso quando vado in campo mi sento più pronto, più fluido e mi permette di utilizzare magari di più la sensibilità, il polso, avendo magari una struttura un po' più forte degli altri anni. Da mio papà ho imparato tantissime cose. Una cosa che ho sempre cercato di emulare era il suo tiro, la meccanica, che mi è sempre piaciuta, per poi magari arrivare molto simile secondo me. Infatti questa è una delle cose che ci piace di più a noi due. Mio padre tirava così. Quindi quello che diciamo ti insegnano dal mini basket. Papà Alberto non è stato l'unico mentore di Stefano Tonut. Il successo personale va infatti condiviso anche e soprattutto con il club e con il coach Walter De Raffaele. Walter è una persona genuina e molto diretta. Abbiamo avuto dei risultati importanti insieme e questo ovviamente ci ha unito di più. L'aneddoto più bello è la frase che mi ripeteva spesso: te devi diventare come Bramos. Perché è molto importante, secondo la sua filosofia, ma adesso è diventata anche la mia, che l'impegno che metti in allenamento poi lo riproponi un po' più facilmente magari in partita. Michael non fa distinzione molto tra partita e allenamento, è sempre al top. Un rapporto speciale unisce Stefano al suo coach. Un legame che riporta il titolo di MVP ad un giocatore italiano dopo molti anni. Stefano è uno di quei giocatori che ho nel cuore, è una buona persona, una brava persona, me lo sento molto mio, come si dice a casa mia, l'ho cresciuto a mollichine di pane, quindi sono orgoglioso e felice perché credo che sia un premio strameritato. Aver vinto dopo 8 anni, quindi dopo l'ultimo italiano che ha vinto Gigi D'Antonio nel 2013, un titolo di MVP è qualcosa che mi rende ancora più orgoglioso. Aver vinto questi 2 premi è un'ulteriore iniezione di fiducia, è uno stimolo in più sul lavoro che vado a svolgere quotidianamente. Credo che siano molto importanti.